della serie Le vie della prostituzione, sono venuto in una delle vie dove c'è più prostituzione in assoluto, perché è lunghissima e in più ha un problema: ci sono anche le case, e siamo a via Palmiro Togliatti. A quella parte lì c'è la Prenestina e da quella parte lì c'è la Casilina, perché essendo molto ampia vi dico l'esatto opposto. La sera lasciano tutti i resti di quello che bevono. Più guardate la quantità di cicche di sigaretta che ci sono, svariati medicinali, scatole psicofarmaci, altre bottiglie, cioè è un'infinità di degrado e sporco che si lega a questa attività di prostituzione, che qua è fiorente, molto fiorente. Il problema principale qual è? Guardate qua, per esempio, un'auto abbandonata che ha preso fuoco con targa straniera. Questa la dice lunga sull'utilizzo di questi parcheggi centrali, che sono quelli più problematici, perché qui al centro quell'auto bruciata fa solo capire che è un posto abbandonato a se stesso. Infatti i nostri problemi iniziano quando si abbandona il luogo, come abbiamo detto l'altra volta. Quando tu abbandoni un'area, qualcuno ne prende possesso. Luogo abbandonato, sporcizia, degrado, e tutti quanti pensano di poter fare i propri comodi. Qui la sera cosa succede? Che tutta questa strada è costellata di prostitute. Ogni area è suddivisa. Quello che poi a un certo punto devono gestire è dove andare a consumare il rapporto. Queste sono le prime vie nascoste dove mettere la macchina. Per esempio, quando si arriva in quest'area qui, vedete tantissima sporcizia qui di lato, addirittura una lavatrice cannibalizzata, e qui gli abitanti disperati che hanno cercato di evitare che la gente venisse qui. Finite le case, a un certo punto, quando è tutto abbandonato, e qui a terra ci sono tonnellate di fazzoletti, tanti tanti fazzoletti bianchi, profilattici ovviamente, zozzeria. Addirittura se guardiamo lassù c'è anche una borsa, perciò si viene qua, si smaltiscono rifiuti, ma scarpe e i fazzoletti, le bevande eccetera, dimostrano il tipo di attività che si svolge qui tutte le sere. Poi più avanti buttano anche l'immondizia, scaricano sacchette di cemento, danno fuoco, perché vedete ci sono anche i residui di fiamme. Considerate che sulla Palmiro Togliatti è stata fatta una nuova ciclabile che potete vedere qua, e la ciclabile è costellata di vetri, sporcizia, qualsiasi cosa che evita che una bici ci possa andare, un monopattino. Questo parcheggio che si trova davanti al centro estivo da questa parte, davanti alla chiesa e un po' più lontano dalle case, è proprio un territorio franco. Pure qui c'è un'altra macchina abbandonata, se vede qui sta chissà da quanto tempo, dove trovate sempre fazzoletti, profilattici, e questa pure costeggia la famosa pista ciclabile, la famosa auto che ha preso fuoco, lasciata qui. Qui per terra non ci puliscono credo da 15-18. Qui arriviamo ad incrociare il famoso vecchio acquedotto che passa lungo la Palmiro Togliatti e che viene utilizzato tantissimo per la prostituzione. Sempre pieno di case, c'è una densità abitativa altissima qui. Si vede tutto l'acquedotto che si estende da un quartiere all'altro, e che poi si passa da Centocelle all'Alessandrino, da Centocelle al Quarticciolo. Si coprono tantissimi quartieri in un'unica via. Questa è un'altra area di grande affluenza e prostituzione. Qui fanno i bisogni. Da questa parte qui troviamo una quantità enorme di bottiglie. E voi direte: perché le bottiglie? Perché poi le rompono? Perché la bottiglia, oltre a fornirvi il carburante, no? Per passare una nottata anche un po' allegri, perché questo non è un lavoro che uno è contento di fare, no? E diventa anche un'arma di difesa, perché quando arrivano quelli che rompono le scatole, perché voi dovete sapere che esiste la prostituzione, ma esiste anche il famoso puttan tour, cioè gruppi di ragazzini che arrivano con le macchine e rompono le scatole alle prostitute. Oh bella, Mario, calcetto, cioè fanno sti scherzi. Le prostitute, uno perché sono stanche, due perché non hanno voglia di farsi prendere in giro, tre perché gli fanno scappare i clienti, prendono una bottiglia e gliela tirano. Però la quantità di bottiglie, se venite a vedere qua, è enorme. Considerate che qui siamo alla vista del pubblico, e qua entrando continua
plastica, bottiglie, eccetera. Quelle sono case, quelle sono case. Questo è un marciapiede dove teoricamente chi scende di casa, chi va a prendere la metro ci passa. Ma un'altra cosa che poi si snoda qui è il famoso acquedotto. Più vai avanti nell'acquedotto e più puoi imboscarti, ti puoi imboscare sotto gli archi, ti puoi imboscare più avanti nell'acquedotto e puoi fare tutto quello che vuoi. Salve signora, ma la sera qui c'è prostituzione qua sotto? È problematica? Un casino, qua, di là. Ma lei abita qua proprio? Sì, qua. Ah, e addirittura ce l'ha sotto casa? Non può riposare la notte. Non può riposare la notte, no? Perché siamo... Strilla, urla. Parole brutti, mamma mia. Parolacce, tutto. Mamma mia. Suonano i clacson. Sì, con le bottiglie di birra. Stavamo vedendo, spaccano le bottiglie di birra. E voi avete provato a mandarli via, a dirglielo, oppure spostate più avanti? Ha chiamato, mio marito si è uscito fuori loro, per dirgli. Perché fanno così. E loro, ha chiamato le carabinieri. Ha venuto le carabinieri. Ah, sono venuti i carabinieri ma non hanno fatto nulla. Non ho fatto niente. Cioè sono venuti da voi i carabinieri? Sì, è venuto qua, ha parlato con mio marito. Io gli ho detto, magari non mi interessa il loro lavoro che fanno, magari... Certo, no, uno dice se tu puoi fare il lavoro che vuoi, però se succede il casino che io vedo qua... Sì, tutto. Ci hanno detto, fino a su vanno... Che sporco è là! Che sporco è là, mamma mia, io non ho visto, sono anziana io. Sì, dice lei, non ha mai visto una cosa del genere. Così non ho visto. Così io non ho visto. Dice, non ha mai visto una cosa del genere, immagino. È troppo, troppo sporco, troppo. Tutto fino a su? Fino su all'Alessandrino. Ah, addirittura arriva fino su all'Alessandrino. Qua succede di tutto, vedete, ogni angolo, bastoni, bottiglie, sporco, bisogni. Guardate qua, cioè, adesso io non credo che chi abita qui butta tutte queste bottiglie, c'è qualcuno che ci viene da fuori. Più andiamo avanti e più la situazione è drammatica, vedete? Qual è il problema? È che se io lascio questo sporco, se io lascio le cacate, raga, qui ci sono cacate umane, è normale che qualcuno si senta in diritto di, vabbè, tanto è sporco, che ce frega. È normale che se tu da questa parte c'hai delle abitazioni, a un certo punto t'affacci e vedi sta monnezza. Qui sulla parte più alta dell'acquedotto, perché addirittura si può salire sopra, la gente ha paura a lasciare le automobili. Infatti, guardate, questa automobile qui è stata rotta, hanno consumato, vedete all'interno, un furto, hanno cercato di rubare il possibile, perciò trovate dentro tutti i cavi, gli oggetti. E questa che poteva essere una bellissima attrazione turistica, un acquedotto, signori, è un ritrovo di alcolici. Guardate il numero di tappi che ci sono qua per terra. Solo il numero di tappi vi fa capire quanto la gente ha bevuto qui. Veramente c'è una puzza terribile, buste della spesa, altri alcolici, vestiti buttati. Ci hanno segnalato che qui si vengono a cambiare, cioè qui dalla Palmiro Togliatti, quando devono fare qualcosa di concreto, cambiarsi, fare la cacca, darsi una pulita eccetera, vengono qui e diventa una sorta di piccolo albergo a ore, cioè tu puoi venire qui ma puoi anche consumare il rapporto, perché nella maggior parte dei casi i rapporti si consumano in automobile, ma ti capita pure quello che c'ha il motorino, quello che è venuto in bicicletta, quello che sta a piedi, quello che ha la perversione di farlo all'aperto, al di là del tavernello, birra, coperte. Vi faccio notare che è stato restaurato da poco, i mattoni sono stati puliti, questo è stato restaurato da poco, fuori ci sono i fari che puntano e lo illuminano, che probabilmente non funzioneranno più. A riprova di quello che vi dicevo, fazzoletti, cacca, bottiglie, se io qua non vengo manco a potare l'erba, no? Se io qui non vengo manco a raccogliere la sporcizia, è normale che diventa territorio di nessuno. Questo è territorio di nessuno. È inutile che io prendo i soldi e sistemo un qualcosa che giustamente darebbe lustro a una città, se poi la lascio in queste condizioni. Se vi affacciate lì, vedete il secchio dell'ama che non viene usato. Cioè, che senso c'ha un secchio dell'immondizia messo qua sopra
dove non è possibile accedere, perché o c'è una macchina parcheggiata o c'è cresciuto di tutto e di più. Da qui la prostituzione si snoda fino alla Palmiro Togliatti, dove li prendi i clienti? Qua e anche dove li porti, perché poi se consumi in macchina lungo i parcheggi qui sulla strada, bene. Se li trovano occupati quelli più in alto, avete visto che cosa succede? Spaccano il vetro, gli rubano dentro, si creano problemi. Molti residenti hanno lamentato anche il fatto che quando parcheggiavano troppo vicino alle zone della prostituzione, la macchina subiva dei danni. Perché questo? Perché vogliono scoraggiare l'occupazione di quei spazi che sono produttivi. Poi qui andiamo al top, perché se sei uno zozzone, troviamo anche l'angolo della prostituzione. E per capire che cos'è l'angolo della prostituzione, vi devo portare a vedere, facendo sempre attenzione qui ai piedi, perché voi immaginate, un cliente viene qua de notte, dove mette i piedi, non si sa. Comunque, fazzoletti e un materasso. Cioè, tu vieni qua, bibite, materasso, profilattici, guardate la quantità di profilattici aperti che ci sono lì per terra. Questo materasso, ovviamente, igienicamente parlando, fa schifo, fa ride. Questo è un angolo infrattato con tanto di cassetta, con tanto di bibite, con tanto di fazzoletti, dove si viene a consumare il rapporto. Perciò, per farvi capire, via Palmiro Togliatti, una via immensa, sotto l'acquedotto c'è un materasso, c'è un'area infrattata, oltre birre, zozzerie, eccetera, venite qua e si può consumare. Guardate, ogni carta che vedete per terra non ve ne accorgete, ma sono tutti profilattici, eh? Accendo un fuoco e poi ti prende fuoco tutto, ti diventa una situazione che se qui non viene a tagliare l'erba, a ripulire, a rimettere tutto in ordine, è un vero disastro. Qui ha preso tutto a fuoco, vedete? Tutta un'area disastrata. Ma perché prende fuoco? Perché se lasci l'erba secca, quella è la fine. Credo che qui sotto si consumino altri rapporti, perché vedete, il numero di fazzolettini e di profilattici è elevatissimo. La puzza, regà, non vi dico. Qui ci sono profilattici che si sono alterati col tempo, guardate quanti. A giudicare dal numero di profilattici, qui si consuma la maggior quantità di rapporti, secondo me, perché ne avrò contati un centinaio tra bruciati, scartati, eccetera. E come ho detto, lì ci abita la gente, lì ci abitano delle persone, e questa è una via di nessuno. Qui dove metti i piedi, li metti male praticamente. Qui è a piedi, ma lì è l'area invece dove si viene con le macchine. Perciò sempre quantità di birre infinite qui, vedete, tante, sempre accesso, lì c'è anche poi un altro materasso, ma poi qua che cosa succede? Se io ho l'automobile, mi posso parcheggiare qua, mi posso parcheggiare qua, mi posso parcheggiare qua, mi posso parcheggiare dove sto più imboscato. E vedete, anche qua la quantità di fazzoletti, sporcizia, profilattici è elevatissima. Poi ci sta sempre il famoso vinello, vedete, guardate quanti profilattici, qua, là, lì sotto, qui davanti. E poi qui ci sono delle attività, fazzoletti appena consumati, altri profilattici qui. Poi non oso immaginare se qualcuno gli venga pure in mente, magari ogni tanto rompe il lucchetto e te si infila pure qui dentro. Noterete che ci sono profilattici colorati molto evidenti, perché tanti sottovalutano il fatto che magari la prostituta cambia tanti partner a sera e non tutti hanno lo stesso tipo di membro. Perciò con quello è facile vedere anche nel buio della sera, nel buio della macchina, il membro con il profilattico che evidenzia. Ce ne sono, vedete, tantissimi per terra, ma ormai la maggior parte si consumano, diventano una pastella, perciò inquinano tantissimo oltretutto. La strategia per non far parcheggiare le auto dove vi serve lo spazio è spaccare i vetri. Quando voi spaccate una quantità enorme di vetri, come in questo caso, la gente non ci parcheggia, o comunque ci parcheggiano solo i temerari che non hanno paura di spaccare bottiglie. Per farvi capire la quantità di vetri spaccati, qua in controluce potete vedere un'infinità di vetri. Addirittura ormai i residenti si sono abituati e dicono: io ci cammino sopra uguale, chi se ne frega. Ma guardate anche lì tutta la parte di vetri qui sotto, qua, da questa parte qua.
interi bottiglie spaccate. Come funziona la prostituzione qui sul lato Togliatti? Tutte le sere, intorno alle 9, 9 e mezza, vengono portate le prostitute con le automobili o alcune di loro arrivano con i mezzi. È diviso in aree, perciò in base alle varie aree ci sono anche le zone di appartenenza. Si fanno anche concorrenza tra di loro, in più andando fuori di qua, perciò sorpassando la Prenestina, si va al mattatoio. Quella invece è l'area dei trans, che è completamente diversa, altre regole, altre logiche. Non ci sono le abitazioni lì perché c'è una zona industriale, però ci sono altre cose problematiche. Se poi volete un video anche sui trans e il mattatoio, vi portiamo a vederlo. Questa è un'altra area che è dentro un centro abitato, sotto le case tra l'altro, raga, dove non si può camminare tra le varie cose. Anche qui ci hanno segnalato un sacco di problemi. Qui la sera ci vengono con le macchine, sono stati sfondati addirittura i blocchi, quelli che impedivano alle macchine di entrare. La gente giustamente c'ha i cani perché ormai è l'unico modo di tutelarsi. E qua, tra situazioni al limite del degrado, tanto è divano, che poi sto divano secondo me qualcuno ha fatto una furbata, gli avevano buttato qua, ha detto mo me ce faccio pure il divano, tra panchina, divano e tutto quanto, e lì è la zona dove si consumano i rapporti, ovviamente con le macchine, lì trovate fazzoletti, tutto quanto, e dall'altra parte le abitazioni, che ormai disperate hanno chiuso le serrande, hanno detto qua quando fa sera chiudiamo le finestre, chiudiamo le serrande e speriamo che nessuno faccia casino. Vie di transito provvisorie, come in questo caso qui, attenzione ai piedi. C'è un'altra area dove vieni e consumi il rapporto. Puzza terribile, sporcizia in quantità. E voi direte, come fai a dire questo? Lì c'è una parrucca, ragazzi. Non andare lì, guarda che c'è. L'ho visto. Sono feci umane, parrucche, dietro fazzoletti in quantità, anche lì. Profilattici anche qua. Frutta, sporcizia. Veramente non c'è neanche una logica in tutto questo. Vedete, i profilattici li riconoscete sempre qua, là. Quando vedete i profilattici sapete che cosa succede qua. Profilattici, bibite, qualche vetro e fazzoletti. Fazzoletti come se non ci fosse un domani, un inquinamento mostruoso che giustamente viene lasciato così. E qui, se ci pensate, poteva essere un piccolo parco, una piccola oasi verde sotto le case, dove magari i bambini potevano giocarci, dove magari gli anziani si potevano ritrovare con gli alberi e tutto quanto, e invece è un porcile, è uno schifo, cioè succede di tutto e non puoi starci. Qua da Palmiro Togliatti vi ho fatto vedere un attimino qual è la situazione post prostituzione, cioè quello che c'è il giorno dopo. Ieri era sabato, oggi è domenica, come avete visto c'è un disastro. Gli abitanti sono disperati. Ho dovuto raccontarvi io determinate cose, cioè che entrano anche nei portoni condominiali, nelle aree condominiali, addirittura se qualcuno si lamenta gli vengono lanciate le bottiglie contro il balcone. Ci sono comunque tutta una serie di ritorsioni per chi denuncia il fatto. Macchine rigate, persone minacciate, veramente ne ho sentite tutti i colori. E la cosa che più preoccupa è che, nonostante gli esposti, nonostante le querele, nonostante tutte le denunce fatte, la situazione qui è rimasta invariata. Possiamo anche tornarci di sera, ovviamente sarà difficilissimo poter parlare con chi sta lavorando per strada, per due motivi: uno perché sta lavorando e due perché hanno sicuramente l'indicazione di non parlare con nessuno, salvo che non gli dai dei soldi e le porti da una parte e ci parli in maniera nascosta. Se volete scrivetemi altre zone di Roma dove c'è la prostituzione, come qui la Palmiro Togliatti, dove la stessa prostituzione viene consumata sotto le case, sotto i balconi o davanti le porte delle persone, e cercheremo di raccontarla, perché è sempre importante raccontare tutto indipendentemente dal fatto che sia un argomento brutto, perché la verità è che a un certo punto, quando hai un tuo problema sotto casa, gli altri dicono vabbè, ma che me ne frega a me, magari
gli altri clienti e gente che abita in altre zone di Roma non gliene frega niente, te viene qua sotto, vabbè tanto ci abitano quattro scemi. E qua siamo nella seconda parte della Palmiro Togliatti, quella che va da Casilina a Tuscolana, e come vedete anche questa è una zona dove tra macchine distrutte, zone abbandonate, da questa parte ci sono tutti gli sfasci che sono andati a fuoco in questo periodo, dove c'è ancora puzza di bruciato. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video, fatemi sapere nei commenti che cos'altro volete vedere come zone.